E un saluto a tutti amici, oggi abbiamo qua un nuovo giochino, un lettore CD della Philips modello CD 6 e 10 che mi ha donato un nostro caro amico Michele che insomma doveva disfarsene perché non lo usava, comunque era fermo da tanto tempo. Andiamo a vedere che problemi dà, quindi andiamo ad accenderlo che per fortuna si accende, ma nel momento in cui andiamo ad aprirlo, come vedete, si inchioda il cestello, segno che sicuramente, molto probabilmente perlomeno ci sarà la cinghietta da cambiare. Sento anche la meccanica rumorosa. Comunque andiamo ad aprirlo e anche a sistemare il fatto che sia stato un po' scardinato così e vediamo come è messo internamente. Come possiamo sicuramente vedere, la cinghia di caricamento è veramente tanto, ma tanto lenta. Facciamo comunque la prova ricollegandola alla corrente da aperto per verificare il comportamento. E come vedete c'è il motore che a un certo punto comincia a girare a vuoto perché non ce la fa più proprio per via della cinghia. Per cui, appurato il problema, dobbiamo cercare di smontare la meccanica. Devo dire per ora costruzione veramente semplice. Come avete visto, abbiamo sganciato il blocco della lente semplicemente, cioè il blocco CD, scusate, togliendo semplicemente il gancetto da qua. Tutto il frontalino è venuto via togliendo le tre viti e staccando i tre flat. Adesso siamo arrivati davanti al carrellino CD. Carrellino CD che adesso con delicatezza possiamo, se tutto va bene, esatto, sganciare in questo modo. Quindi tirare fuori completamente. Questo ci permette di accedere alla ruota dentata che è questa qua, oltre che reingrassarla, anche cambiare la cinghia. Abbiamo pulito la lente, pulito tutto, reingrassato e rioliato il perno qua. Se adesso facciamo la simulazione, come vediamo, il carrello si apre e si chiude perfettamente. Adesso vediamo se legge i CD e proviamo tutto quanto rimontandolo. E allora eccoci qua alla prova. Abbiamo rimontato tutto, apriamo lo sportello che si apre perfettamente, ficchiamo su un CD, tra l'altro di gran qualità, ma vabbè, naturalmente per prova, CD gira, riconosciute due tracce, diamo play. E probabilmente, direi proprio di sì, dai meter sentiamo suono ed effettivamente funziona. Naturalmente io per copyright non posso farvi sentire questa roba, però fidatevi che funziona. E direi che il lettore CD è a posto, è perfettamente funzionante. Quindi richiudiamo tutto e sistemiamo quella piccola cosetta sul coperchio. Ed ora con questo bellissimo carrello sistemato, che non fa neanche più tanto rumore, vi saluto e ci vediamo al piccolo video di presentazione di questo oggetto.